Innanzitutto un dovere per il Presidente della provincia essere qui, perché dentro il percorso di rilancio che stiamo facendo nel nostro territorio, iniziative come le fiere, e una fiera fatta in questa zona del territorio su questi temi, ha un'importanza strategica. Affinché questo non sia soltanto retorica, affinché le istituzioni non vengano solo a tagliare i nastri, io credo che, e ho detto, c'è l'impegno a preservare la materia prima, che è il territorio, la terra, senza la quale poi questo settore che crea occupazione, dove i giovani stanno investendo, non vive. Quindi quello è il primo impegno. Il secondo è lavorare insieme alle associazioni affinché nell'idea di sviluppo del nostro territorio l'importanza di questo settore dentro la regione Lombardia, che non dimentichiamolo mai, è la prima regione agricola italiana, sia sempre salvaguardato. Essere qua vuol dire anche poi rendere omaggio a questi lavori in sé, perché ci sta dietro una fatica, una cultura, un senso di identità, un senso di attaccamento al territorio che rimane nonostante le importanti innovazioni tecnologiche che stanno caratterizzando tutta la filiera. Quindi ho voluto dare anche l'omaggio a chi fatica per fare questi tipi di lavori. Io ringrazio anche quest'anno tutti coloro che hanno deciso di investire a Treviglio e di presentarsi nella 34esima edizione della Fiera Agricola. Spero che sia davvero l'ultima in questa sede, perché abbiamo intenzione di realizzare la nuova fiera a sud della stazione centrale. Si tratta di un ampliamento delle superfici, si tratta di strutture nuove per valorizzare il settore primario e altre manifestazioni fieristiche della nostra città. Mi pare che sia una bella scommessa sul futuro e soprattutto la valorizzazione del nostro lavoro. Sul viso, sul viso, sul viso.